Buonasera a tutti amici di Ciao Como, Palafit Line, Desio, Cantù, Trapani 67 a 71. Cantù cade in occasione della 16ª giornata di campionato qui, nella gara casalinga che anticipa appunto questo Natale, Mario, una gara un po' sottotono. Sottotono di Cantù, Trapani è stata davanti tutti e quattro i quarti. E possiamo dire, dai, dobbiamo essere onesti, dire che ha vinto meritatamente. Vinto meritatamente, Mario, io ho visto davvero una squadra molto convinta dell'obiettivo e credo ce l'abbiano bene in mente, una bella squadra, ben preparata, sia fisicamente sia mentalmente. Sono stati in partita sia con la testa che con il fisico. Assolutamente, poi adesso hanno 6 punti di vantaggio, hanno, si può dire, blindato il primo posto. Niente, adesso Cantù dovrà giocare per tenere il secondo posto, che darà diritto alla Coppa Italia. Assolutamente, Mario. Vediamo un po' di percentuali. Uomini in doppia cifra, Filippo Valdirossi 18 punti, il capitano che ha cercato di portare Cantù in vantaggio, e ricordiamolo che Cantù è rimasto in vantaggio per soli 58 secondi durante tutti i 40 minuti di gara. È un po' poco. Assolutamente. Anthony Ike 17 punti, per lui abbiamo un 1 su 10 ai tiri da 3, percentuale davvero non bella per lui, perché sappiamo che Anthony ai tiri da tre è uno dei migliori nella... Sì, forse oggi ha deluso un pochino, ecco. Assolutamente. 11 punti Riccardo Moraschini e 15 Solomon Young. Bene, adesso prossimo appuntamento, Serena. Prossimo appuntamento sempre qui al Palafitra in Adesio, il 30 dicembre contro l'Uragna Milano. Che dire, da Serena Moscatelli e Mario Camagni, buon Natale. Buon Natale.